Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Eevee. Abbiamo terminato finalmente la Lega Pokémon, ma abbiamo lasciato in sospeso tantissime cose da fare. Nei prossimi giorni usciranno tanti video, un po' diversi, un po' divertenti, un po' di tutto, perché voglio completare questo titolo al 100%. Per farlo siamo tornati a Biancavilla, io non sono ancora andato da nessuna parte, e c'è Splash! Partiamo alla grande. C'è nessuno? Vediamo un po' che ci dice... So che mi senti, Marucco, sto salendo le scale. Beh, si torna al principio. Sveglia campione di Kanto, il mattino all'oro in bocca. Spero che tu non ti sia affezionato troppo a quel titolo, perché prima o poi arriverà il sottoscritto a soffiartelo, credici. Piuttosto hai sentito cosa si dice in giro, Marucco? Pare che sia stato avvistato un Pokémon incredibilmente potente. Che Pokémon è? Dicono che sia fortissimo e che abbia un aspetto molto particolare. È stato visto nei pressi di Celestopoli. Pare che sia scappato in una grotta che si trova da quelle parti. La cosa ti incuriosisce, vero? Allora facciamo a gara. Vediamo chi di noi riuscirà a catturarlo per primo. Credo proprio io. Ma vedremo questo aspetto nei prossimi video. In questo invece, ragazzi, faremo tutt'altro. Parliamo intanto con la mamma. Che ci dice di bello? Vedo che te la stai davvero spassando insieme ai tuoi Pokémon. Grazie. Usciamo un attimo. Vediamo un po'. Cazzino di Biancavilla. Ora che sei diventato campione, il mondo non ha più segreti per te. Davvero? Adesso puoi saltare in groppa Charizard, Aeroactyl o Dragonite e volare alto nel cielo. Prima di andartene in giro per il mondo, stammi un attimo a sentire. Ti ricordi di me? Sono Billy e ci siamo visti nel percorso 1. Ricordo. Ho saputo che sei diventato campione. Congratulazioni, ho un messaggio per te. Qua e là per Kanto sono apparsi gli esperti. Si tratta di allenatori che hanno dedicato la loro vita a un solo Pokémon. Ti consiglio di sfidare per prima l'esperta Eevee. La puoi trovare lungo la passeggiata Pokémon. Se vuoi sapere di più, basta chiedere. Grazie mille, ottimo consiglio, ma in questo episodio non vedremo neanche gli esperti. In questo episodio infatti ragazzi ci portiamo avanti con il Pokédex cercando di prendere tutte le forme difficili da ottenere su Pokémon Let's Go Eevee e per farlo andiamo a scambiare. Quindi cercheremo di avere tutti i Pokémon esclusivi di Let's Go Pikachu e portarli in questa versione e portarci avanti con il Pokédex, se anche non lo completeremo oggi, ma vedrete che pian piano ci riusciremo. E quindi ragazzi ci siamo, intanto ringrazio il buon Kirito che è venuto a farci compagnia. Ciao. E in tutto ciò io ho appena agitato come al solito il Joy-Con e appare Eevee. Vi ricordo che trovate il suo canale qua sotto in descrizione ragazzi. Il buon Kirito ha Pokémon Let's Go Pikachu e visto che noi abbiamo Eevee possiamo scambiare con lui cercando di riuscirci, perché abbiamo provato prima ed è stato il delirio più totale. Il delirio più totale, sì. Perché c'è un sistema un po' particolare. Il sistema di scambio è un po' strano, diciamolo. Esatto, è un po' quindi strano. Direi che possiamo andare nel menu comunicazione e cercare di trovarci, mettiamola così. Quindi andiamo, giocatori lontani tramite internet. Oh, la codice qua mettiamo, quello di prima, quindi tra Diglett. Proviamoci, sì, okay. Scambio il link. E ragazzi, qua dobbiamo praticamente creare la nostra password con i Pokémon. E in questo caso, beh, direi che possiamo fare Diglett, Diglett. E quando sei pronto ci buttiamo giù il terzo Diglett. Ok. 3, 2, 1, Diglett. Ok, speriamo di trovarci, perché prima... Subito. Esatto, prima ci abbiamo messo un po' perché abbiamo trovato... Tralasciando il nome che ho messo, però, tralasciando quello. Ok, vediamo un attimo. È stato trovato un giocatore, quindi speriamo bene. Marucco. Al primo subito. Colpo ragazzi, grande. Bellissimo. Ottimo, prima ci avevamo messo 4 tentativi, ma sì. non importa. Allora, buon Kirito, okay. Direi che possiamo cominciare con gli esclusivi di versione. Sì. Quindi ti dovrei mandare un Ekans. Un Ekans e io male. Ti do lo Shiter. Già. Perfetto. Iniziamo quindi così. Offriamo l'Ekans. Offri. Ok, scambia. E ragazzi, questo ci permetterà ad entrambi di terminare il Pokédex, sì. Che è importantissimo. Vogliamo tutti il Chrono Amuleto perché poi andiamo a caccia di Shiny, nei sì, prossimi giusto. Episodi. Quindi, iniziamo poi a ecco prendere. Qua il nostro serpentello che ci lascia. Ciao Ekans, uno dei 28.000 che ho catturato. E arriva Scyther. Okay. Eccolo qua. Perfetto. E abbiamo l'Ekans adesso. Ottimo, aggiungiamo il Scyther nel nostro Pokédex. Pokémon Mantide, salta fuori all'improvviso dall'erba. Perfetto, direi che lo possiamo anche lasciare nel box. Andiamo quindi col secondo scambio. E io che ti posso dare? Beh, sicuramente ti servirà un Vulpix, probabilmente. Sì, il Vulpix sì. E quindi più che altro questo... prendi Growlithe io. Ottimo, ti rimando questo di livello 18.
Eccolo qua, e otteniamo il Growlithe esclusivo. Volendo di ti posso dare anche il mio, che non so dov'è, però che ne è un casino. Anche io ho un sacco di Vulpix. È già un livello più alto rispetto. Il mio Growlithe è al 42, perché poi ho tolto al posto di... messo il Growlithe al posto... ho messo Dragonite, che... chi è che non adora un Dragonite? Io lo dovrò ancora fare. Io lo dovrò ancora catturare in questa versione. Ragazzi, non l'abbiamo ancora trovato, ma so dove spona il Dratini, quindi nei prossimi episodi lo vedremo. Intanto scambiamo i due esclusivi. Vediamo un po' che succede, eh. Attenzione, comunicazione, le solite robe. Perfetto. E anche sta inviando Vulpix. È andato. Ottimo. I tubetti che ci danno i Pokémon in questo modo sono perfetti, eh? Così almeno davvero ci portiamo tanto avanti in questo episodio. Okay. Poi a me mancheranno solo quelli da catturare a giro, ma poi lo vedremo, lo vedremo. Aggiungiamo così il Growlithe, Pokémon cagnolino, ottimo. Ora, altro Pokémon esclusivo di versione per te è sicuramente il Bellsprout. Quindi a questo punto te lo mando. Offriamo il Bellsprout. Quindi io ti mando l'Oddish. Ottimo, scambiamoli. Scambia. Qua che arriva il nostro Oddish. Ottimo. Ottimo, Bellsprout. Ottimo. Benissimo. Perfetto. E un altro è andato praticamente. Sì. Malerba. Buono, buono così. Dovrei anche scambiarti un Koffing, se non ricordo male. Sì. Mentre su Let's Go Pikachu... spawnano i Grimer. Sì, i Grimer spawna. Quindi vado a cercarti un Oddish, scusatemi, un Koffing, anche perché ho il box davvero strapieno di roba. Dovrei aver catturato più di un Koffing, o comunque uno l'ho, quindi non è un grosso problema. E invece no, ne ho catturato ben tre. Non trovo ti mando Grimer. Questo a livello 42. Ok, perfetto. Eccolo qua, il Grimer, perfetto, ce l'avevo. Ottimo. Perché li avevo contrassegnati, quindi il Grimer ce lo abbiamo anche. Ottimo. Cambia. Cambia. E direi che il parte il sarà prossimo un problematico scambio. Effettivamente farlo evolvere, che non è facile. Beh, ti mando uno a livello 42, quindi non manca tanto. Non manca neanche tanto, quindi se dovrebbe evolvere. Assolutamente il sì. Il mio si evolve, sicuro. Perché è 44 il mio. Perfetto, anche questo credo si evolva a un livello più basso del 42, quindi basta un livello... e vanno su come niente. Manca il Meo. Ok, te lo mando subito. Il Meo e io ti mando il Senshu. Ottimo, esatto. Offriamo quindi il Meo e otteniamo il Senshu, esclusivo di Pikachu. Sì. Bella così, perfetto. Ottimo, ottimo. Questi scambi ci porteranno tante belle robe. Ne hai uno in più te? Strano. Di cosa? Di Pokémon, che io... Kadabra e Abra effettivamente è di tutte e due. Quindi ne hai un esatto, più però ne io un su... più. Esatto, però io su Let's Go Eevee non ho trovato Abra. È assurdo, non l'ho trovato. So che spona, però io non ho trovato quindi l'Abra. Quindi l'Abra te lo do lo stesso, quindi. Ok, e io ti mando il Pinsir, che ti manca. Perfetto. Ti piuttosto... mancano su Let's Go Eevee tre Pokémon che si evolvono tramite evoluzione, quindi Alakazam... Golem esatto. E Gengar, quindi che ti scambi. Gengar e Machop, che in realtà sono 4. Sono 4, giusto. Esatto. Quindi ti devo scambiare anche quelli miei. Esatto. E poi mi manca l'Omanite e io ti mando il Kabuto, perché io nel mio Let's Go Pikachu ho catturato Hitmonchan, Hitmonlee e Kabuto in modo tale da averli tutti e due, quindi li ho scambiati al buon Kirito e in modo tale di averli entrambi. Abbiamo così Abra, Pokémon Psico, che come avete visto non avevo nel Pokédex. Davvero non l'ho trovato, è assurdo. Su Pokémon Let's Go Pikachu ne ho catturato davvero tanti. Io in realtà di Gengar e anche Gastly e Haunter qua non li ho ancora catturati perché non sono ancora andato alla torre di Lavandonia. Il Kabuto, se vuoi darmelo, va benissimo. Certo, così almeno lo aggiungi. Che io ce li ho entrambi volendo, che non ho problemi. Sia Kabuto che Kabutops che Omanite che Omastar, ce li ho entrambi perché si trova... Ah, ok, è vero, me l'hai detto, me l'hai detto. Ragazzi, okay. Se volete cercare il fossile... È vero. Per chi non può scambiarlo... Il fossile si trova nella Grotta Celeste dopo aver finito la Lega, quindi... E ci andremo presto. Quello prossimo episodio ci andiamo. Però il drop è molto raro, quindi più o meno all'incirca il 2%. Ok. Si trovano assistiamo entrambi. Così. Perfetto. Assistiamo così all'evoluzione del Graveler. Sì. Ottimo. Così almeno otteniamo il Golem. Mm-hmm. Perfetto.
E poi invece, probabilmente ti chiederò di passarmi il Gengar, che poi ti rimando subito. Sì. Perché non ho avuto modo di andare alla torre di Lavandonia. Quindi ci andrò off camera, cercherò il Gastly, avrò l'Haunter. E comunque il Gengar ce l'abbiamo già nella nostra Pokédex. Poi nel caso, sì, se avessi mai bisogno di un Gengar, nel caso ce li riscambiamo, sì, e lo possiamo far evolvere off camera. Quindi abbiamo aggiunto il nostro golem. L'abbiamo fatto, quindi. Ottimo. L'Alakazam ti manca, purtroppo. Esatto, mi manca anche l'Alakazam, lo stesso discorso. Quindi, vedendo se c'ho un altro cadavere, ma non ce l'avrò. No, non ce l'ho, purtroppo. Non è un problema. Quindi ok, offri il mio. Ok, a te serve anche un Drowsy, se non ricordo. No, il Drowsy ce l'ho già. Ce l'hai? Quindi, già fatto tutto, mancavano i tuoi. Ottimo. Il mio, almeno ho compreso anche con 151 con il mio. Ottimo. Tanto poi ce lo riscambiamo e via. Certo. Quindi, per essere ignori, poi effettivamente comprerò anche io la Pokéball Plus, quello sicuramente. Ok, quindi ti rimando il Golem, capito? Sì, sì. Perfetto, ottimo. Così almeno scambiamo. Perfetto. Ottimo. Aggiungiamo così l'Alakazam, ovvero il Pokémon Psico per eccellenza. Lo rimandiamo al buon Kirito, esatto. Lo rimandiamo subito al buon Kirito. E a questo punto... Ti mando l'Hitmonlee. Litmonlee, esatto, a me mancano Litmonlee, il Kabuto, che ti ho mandato perché credevo che tu non ce l'avessi, e l'Omanite, e forse ci siamo. Otteniamo così il buon Litmonlee, abbiamo entrambi i Pokémon, quindi ora ci servirà solo avere entrambi i fossili, mentre per l'Ambra Antica dobbiamo andare a prenderla, e ovviamente lo faremo, si trova a Plumbeopoli, se non ricordo male, giusto che dito? Sì, a Plumbeopoli. Sì. Quindi avremo anche Aerodactyl. Quindi ragazzi, sì, nei prossimi episodi completiamo il Pokédex. Sì, tutto. Tu, ovviamente, il buon Kirito l'ha quasi completato. L'ho completato, mi mancavano solo i Pokémon di Marocco. E soprattutto, su Let's Go Pikachu, anche io l'ho quasi completato. Quindi voglio cercare di ottenere il primo amuleto in entrambe le versioni. E voilà. Poi, probabilmente, più avanti, da quello che si è sentito, metteranno la regione di Johto. Se tutto va bene, ne parlerò in un video. Assolutamente sì, ragazzi. Secondo me l'avventura non è finita. Anzi, è solo all'inizio. Vedremo. Tanto, ok. Aggiungiamo il Machop al Pokédex Mega Forza. Perché sapete bene che io non ho catturato le forme intermedie, solo le prime. Quindi non avevo neanche lui nel Pokédex. E assistiamo ovviamente al fatto che spuntano, esatto, altre due braccia. Quindi ne abbiamo quattro. E otteniamo così un altro. Ah, soprattutto, Kirito, il Gengar. Che ti rimando il Gengar, subito. Giusto. E siamo davvero a posto. Sì. E poi i due fossili. E siamo davvero a posto. Otteniamo così il Gengar. Lo aggiungiamo al Pokédex. Mm-hmm. Il e nostro Gengar è un Pokémon. Oh, è il 151. Sì. In realtà no. Qua casca l'asino. Perché non è vero. Perché in realtà mancano Meltan e Melmetan, che non fanno parte del Pokédex di Kanto, ma per completarlo al 100% dovremmo catturarli. Io lo farò. Intanto ti rimando il Gengar, perché io voglio tutti. Io ti do il Mew, che dovrebbe essere perfetto, in fondo. Perfetto. Dove ce l'ho? Lo trovo. Ecco in cima, che era in cima il Gengar. 24, ce l'hai così basso il Mew? Ma sì, ma perché allora, in pratica sulla Pokéball Plus lo trovi a livello 1 e ha livellato tutto in realtà nell'episodio della Villa Pokémon. Quindi l'ho fatto livellare dall'1 al 24. La Villa Pokémon devo andarla a vedere perché io non l'ho ancora vista. Purtroppo. Ok, rimandiamo il Gengar. Crobat nella mia squadra ci sarà ovviamente. Assolutamente. Sì, quello sì, secondo me sì, l'aggiungeranno. Ok. Torna da noi il nostro Kabuto, che dice che torna da te dopo un soggiorno, esatto, e manca solo l'Omanite. Oh, l'Omanite, sì. E ci siamo. E si evolve a me, un golem, ok. Ora, sono curioso di capire quanto è cresciuto il Pokédex. Avevamo 64 specie di Pokémon, solo 64, ma abbiamo fatto un sacco di scambi. Vediamo un po'. Okay. Salvataggio, intanto. Eccolo qua. Pokémon Spirale. Ok, concludiamo così gli scambi. È una è a forma di conchiglia, praticamente. C'è la conchiglia dietro, è una conchiglia. Esatto. Intanto, salviamo. La comunicazione è interrotta. Esatto. Siamo a 77, ragazzi. Buono, eh? In realtà sono 13 specie. Anzi, facciamo un giretto del Pokédex, già che ci siamo. Il Pokédex, io per adesso sono a 146 su 151. Quindi mi manca. Te ne mancano Larvok, 4. Ninetales,
Grande! Whimbibel e Victreebel. E infine mi serve il Coffee e Weezing, che ho finito, se no. Ottimo! Ce ne mancano quattro. Il buon Kirito ha finito! No, a noi ne mancano Pokemon davvero tanti. E ho completato il Pokédex, quindi Chrome Amuleto ce la posso avere. Quindi grande. Adesso mi dedico in questi quattro Pokémon e mi alleno. No, io invece ho davvero tanto da fare. 77 su 150. Siamo arrivati a metà Pokédex, quindi adesso mi metto sotto a catturare tutti quelli che mancano. Però quelli impossibili da avere, ragazzi, ora li abbiamo. Quindi dobbiamo solo livellarli tutti. Detto ciò, ragazzi, io ringrazio davvero tantissimo il buon Kirito per averci permesso di completare il Pokédex. Davvero grazie mille, Kirito, di nulla, per figurati. La compagnia. E soprattutto ci rivedremo con i Chrome Amuleti molto molto presto, secondo me. Anzi, lo dico ora, la invito a fare una lotta in futuro. Quando mi livellerò un po' la squadra, faremo una lotta online io e lei. Quindi è un arrivederci. Okay. Detto ciò, ragazzi, vi dico che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. E se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate, come sempre, qui il pulsante per iscrivervi agli altri video. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima e ciao a tutti! Bella!